siamo a località Barbellotta, vicino a Serravalle Scrivia, tra Serravalle Scrivia e Novi Ligure. Alle mie spalle vedete un viale alberato e lì nel 1998 Donato Bilancia ha ucciso a colpi d'arma da fuoco due vigilantes. Il 24 marzo 1998, in questo viale di una villa di Novi Ligure, in frazione Barbellotta, praticamente accanto all'odierno MacArthur Glen Outlet, Donato Bilancia si appartò a bordo della sua Mercedes con Lorena, prostituta transessuale, che intuì però il pericolo e cercò di fuggire. In quel momento sopraggiunsero due metronotte ai quali Bilancia sparò, ferendoli. Si mise poi alla ricerca di Lorena, alla quale provocò una grave ferita all'addome, senza però riuscire a ucciderla come era nella sua intenzione. Tornato sui suoi passi, finì i due metronotti, Massimiliano Gualillo e Candido Randò, con un colpo di pistola alla testa. Questo episodio contribuì all'individuazione del serial killer genovese grazie alla testimonianza appunto della sopravvissuta Lorena. Perché venne proprio in questo posto Bilancia? Perché nel 1998 non esisteva l'outlet. In fondo a questo stradone c'era il casello di Serravalle Scrivia, e c'è tutt'oggi, della Milano-Genova. Invece questa strada che conduce a Novi era famosa per la presenza di moltissime prostitute, oggi scomparse dalla presenza dell'outlet. Probabilmente Bilancia